Marcia di avvicinamento verso l'edizione 2023 della Festa Mare agli Scogli di Sant'Anna. Ne parliamo con l'assessore Luigi Di Vaia. 2 anni di stop, poi la ripresa nel 2022. È chiaro che adesso c'è un carico di aspettative notevole per l'edizione che arriverà il 26 luglio. Ah, sì, probabilmente sì. Noi stiamo cercando di far fronte a questo carico di aspettative, cercando di progettare e di realizzare una festa che sia ecco, all'altezza di queste aspettative. Il Covid ha segnato ben 2 anni di stop per la nostra festa, per cui dopo un'edizione organizzata last minute, quella dell'anno scorso, siamo partiti per tempo. Devo anche ringraziare le varie istituzioni sovraccomunali, quali la Regione Campania, la Città Metropolitana, che ci hanno dato una grossa mano in tal senso. Credo che sarà una bella edizione con i costruttori che sono in fermento. Tra poche ore si chiuderanno i termini per l'evidenza pubblica, per individuare le associazioni che parteciperanno alla festa. E insomma, posso anche preannunciare una serie di novità che dal mio punto di vista saranno estremamente suggestive quest'anno. Beh, la prima, quella che ci viene in mente, che potrebbe essere una festa che non ha mai, parliamo ancora in maniera e con formula ipotetica, allargato i suoi orizzonti lontano dall'isola, come potrebbe fare quest'anno. Sì, quest'anno credo che possa essere una cosa, oltre che importante, ma avere anche un senso. Cioè, la nostra isola sta vivendo un momento estremamente delicato. Siamo stati flagellati da eventi straordinari che ci hanno segnato profondamente, per cui è bella l'idea che la terraferma, il golfo, la Campania si stringa attorno all'isola in questo momento così particolare, e lo faccia la sera della festa di Sant'Anna, insomma, che è la festa più importante, che rappresenta un po' anche quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro essere isolani, la nostra creatività e tutte le nostre tradizioni. Per cui io credo che quest'anno giungerà davvero un bellissimo messaggio di unione e solidarietà da parte dell'intera regione Campania. L'ultimo telegramma, Sant'Anna è uno di quegli ordigni inesplosi, no, che trovi a terra la mattina dopo i bagordi di Capodanno, va raccolto con cura. Questo per chiederti cosa? Pensare di andare a toccare, a mutare un po' quella che è una formula consolidata è sempre un rischio, oppure insomma è giunta l'ora che anche la formula, il contest muti in qualche aspetto? Ma la festa di Sant'Anna si nutre anche di innovazione, e questo deve valere un po' per tutto ciò che attiene alla festa, per cui non vanno mai esclusi rinnovamenti, anche perché dobbiamo cercare e sforzarci tutti quanti insieme di allargare ancora, no, la platea di spettatori, e comunque di uscire dai confini isolani e campani quanto più possibile, e ancora di più rispetto a quello che è stato fatto in questi anni, anzi da quando la festa esiste. Non dimentichiamoci che la festa nasce come una processione di gozzi che i pescatori hanno iniziato a addobbare con un po' di verde, ed è diventata quello che è diventata. Per cui innovare e adattare la festa ai tempi che corrono, sei un uomo di comunicazione, insomma, conosci l'importanza di quanto sto dicendo. Io credo che non sia per nulla un delitto, naturalmente sempre nel pieno rispetto della tradizione, perché poi snaturare il senso della festa sarebbe stupido, inutile e un errore, insomma, da cui guardarsi bene.